Ciao a tutti gli amici del blog di Planet Win 365, siamo con Luca Moschitta, il nostro portacolori, in una pausa del torneo del Mini One Drop, un torneo con oltre 3.000 iscritti. Ciao Luca. Ciao Tiberio. Allora Luca, questa mattina ti hanno fatto alzare presto perché il One Drop è iniziato alle ore 10, il tuo day 1. Come è andato fino adesso? Sta andando bene, sono arrivato all'ottavo livello, dobbiamo giocare altri due livelli, c'ho uno stack in pieno Everest, quindi non male. Il livello del torneo è bassino, devo dire, ci sono tante persone che probabilmente stanno giocando il primo torneo della loro vita. È un'iniziativa benefica, stiamo mettendo tutti quanti 111 dollari che andranno ad aiutare le popolazioni più povere che hanno bisogno di avere l'acqua potabile. Una cosa importantissima, quindi oltre che il poker è sicuramente una bellissima iniziativa da parte delle World Series. Cosa hai fatto ieri Luca per prepararti a questo torneo? Visto che giocavi alle 10, sei uscito oppure sei rimasto a casa ad aspettare che l'arrivo di questo torneo? No, non sono stato, sono uscito con gli altri ragazzi italiani, sono stato con Silvio Crisari, siamo andati anche con Super Matt Mario Perati che aveva fatto il Final Table. Nulla di che, ci siamo presi una cheesecake, siamo andati a Caesar, abbiamo passato la serata là, si sono messi a giocare a poker polacco, a me non piace, stavo guardando. Però, insomma, per l'una ero a letto, sicuramente non ho fatto serata perché il torneo oggi iniziava alle 10, è importantissimo riposare per giocare bene. Ma se invece volessi fare serata, dove andresti tu qui a Las Vegas? Qua a Las Vegas c'è una bella lista per andare a fare serata, ci sono tantissimi locali. Devo dire che i miei posti preferiti sono il Dry, sono l'Hakkasan, l'XS, il Wynn. Ce ne sono parecchi, l'Omnia, il Caesar, ce ne sono veramente tanti posti dove fare una bella serata. Sei mai andato a vedere Cirque du Soleil? Visto che ci sono tanti spettacoli qui a Las Vegas e moltissimi dei nostri lettori vorrebbero essere proprio a Las Vegas per vedere questo bellissimo spettacolo. Sì, sono qua da 5 anni, li ho visti un po' tutti, devo dire la verità, anche se devo dire che il mio preferito non è uno spettacolo del Cirque du Soleil, ma è Le Rêve al Wynn, che credo che addirittura è uno degli scrittori dello show sia italiano, non mi ricordo il nome, comunque secondo me quello è lo show più bello a Las Vegas. Parliamo invece di caldo, ma quanto caldo fa qui Las Vegas? Quanto caldo fa Las Vegas? Qua dentro non ne fa caldo sicuramente, qua a Rio c'è, infatti mi vedete con la giacca, si sta veramente male, devo dire la verità, si respira male, c'è freddo, bisogna comprare assolutamente una felpa, venire qua vestiti come se si sta andando in Alaska, però appena si esce ci sono 40 gradi, si sta, non dico che si sta bene, però c'è veramente caldo, sì. Quindi anche tu come noi è un po', pensi che sia un controsenso che fuori faccia un caldo incredibile, mentre noi, come vedete Luca, ma anche io, porto una felpa e pantaloni lunghi perché fa un freddo assolutamente incredibile dentro questo casinò. Ultima domanda, Luca, poi ti faccio ritornare a giocare perché il torneo è ancora in corso. Le WSOP ormai, diciamo così, sono diventate per te un torneo che giochi sempre da 5 anni. Secondo te l'esperienza conta? Ormai il quinto anno che vieni alle WSOP, oppure ogni anno si riparte sempre da zero? L'esperienza conta tanto perché questi tornei sono diversi da tutti i tornei che giochiamo in Europa, quindi strutture diverse, tipo di giocatori diversi. Sicuramente io quando sono venuto qua il primo anno, non dico che ho regalato i soldi, però sicuramente ho commesso tanti errori che oggi non rifarei più. Quindi sì, assolutamente l'esperienza vale tantissimo, anche se non si smette mai. Io ho 5 anni che vengo qua e non ho vinto un braccialetto, quindi ancora ho tanta esperienza da fare. Magari un giorno vincerò un braccialetto e dirò: ah, l'anno scorso ho fatto questo e quest'altro errore, che magari adesso non mi rendo conto. Quindi consigliamo comunque a tutti i nostri lettori di continuare a giocare a poker, soprattutto di giocare al poker online sul nostro poker di Planet Win 365. Ciao a tutti, ciao Luca e buon torneo. Ciao ragazzi, grazie.